Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete sul canale dei DGD3 e quest'oggi inizieremo una nuova serie, nuova insomma. Il gioco non è nuovissimo, ma ancora ha il suo fascino. Come leggete, Resident Evil 2. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Ah. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Mi ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere, da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Avanti, sul più bello. Beh ragazzi, questa è la classica scena, no? Quella che c'è anche nell'originale. Attenzione, buon uomo. L'inizio, signori, è leggermente differente rispetto all'originale, comunque. Non vorrei dire cavolate. Non c'è nessuno. Non vorrei dire cavolate, ma sembra molto 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 diverso rispetto all'inizio chiaramente del gioco quello originale, appunto. Non c'è questo posto. Allora, vabbè, corri, aspettate un attimo. Allora, vediamo che c'è qua dentro. Ho quasi Là? paura. C'è nessuno? C'è qualcosa che non va. Diciamo più di qualcosa che non va. Mamma mia ragazzi, voi non so se percepite i rumori, è qualcosa di... Mamma mia, eccolo. Sta bene? Non direi. Tenga duro. Torno subito.
Oh, chi è? Chi c'è? Gente, che succede? Stia dietro, non si avvicina. Ma quanto sei bello! O sparo! Ammira! Fanculo! Te gambizzo! Stai fermo lì. Porca vacca. Non vorrei che adesso anche il poliziotto si rialzi. C'è della pizza, ma non è il momento, ragazzi, di mangiare. Non è veramente il momento. Questo c'è qualcosa? Qui c'è qualcosa? No. Dico, munizioni. Ok, questa non si apre. Quindi presumibilmente dobbiamo tornare indietro, forse. Vediamo. Se non è chiusa la porta. Ehi, che sta facendo? Porca vacca. Quello ha chiuso la porta. Giustamente, eh. Forse c'è una chiave. Da trovare, raga. Eccola qua. Musso Kaiser nostri, perché sicuramente questo si rialzerà. Usa, apriamo. Porca vacca. No. Ma che... Questi non possiamo affrontarli. Cazzo, via, fuori da sto negozio. Questi non possiamo. Non sparare. Stai giù. Wow. Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo, una volta salvi. Porca troia. Situazione non depone a nostro favore, corriamo via ragazzi, veloci. Bello, figo come hanno rifatto questa parte, mi piace. Ma che succede? Non lo so, forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire Redfield. Vivi qui? No, cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Il cibo e le medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma
Se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti. Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Problema, come si fa? Come passiamo? Da qui. Mi sono impicciato. Meglio correre. Sì, buona idea. Damo se. Damo se. Leon, via, 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 via. Oh. Il nostro fido camionista. C'è da una spintarella? Già c'è sta spintarella? No, non c'è da una spintarella. Esci da sta macchina. Esci da sta macchina. Aia. Muoversi, uscire, la benza che esce dalla macchina, esplode. Aio. Però c'ho da fare. Vai avanti. C'è un attimo da fare. Sì, va bene. Dove cacchio? Tutto questo è su. Via. Qui ragazzi bisogna solo scappare perché dobbiamo andare di qua. Vedo che dobbiamo andare di qua, non lo so. Ho improvvisato. Ah, finalmente. La centrale. Oddio. Però aspettate ragazzi, scusate, no? Mi ricordo che prima di tu. No. Spero di non essermi perso qualcosa, Perché ricordavo che nell'originale entravi dentro un negozio di armi. Forse in questo no? È diverso? Che ne so. Diciamo, non mi sembra il momento di scoprire. Te pareva, lo sapevo io che. Chiudi. No, diciamo che probabilmente in questo, semmai fatemelo sapere sotto nei commenti, il negozio di armi evidentemente non ci sta. Non lo so. Esplora l'atrio principale. Ehi là! Non c'è nessuno? Allora, tanto prendiamoci le munizioni che ci servono. RPD. Ci deve essere qualcuno. Oh, merda. Ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qui.
Ok. Qui c'è la mappa, chiaramente. Vabbè, certo. Ok, qui ci siamo noi, gli obiettivi. Non mi soffermo molto su queste cose perché credo, ragazzi, comunque non siano, come dire, non perché non siano importanti, ma perché siano talmente ovvie che non c'è bisogno che vi spieghi come si legge la mappa. Allora, io credo che dobbiamo andare qua, perché è l'unica via. Vediamo se lì è un passa sotto. Eh sì, che passa sotto. Mamma mia, l'inferno. Questo è l'inferno, signori. Atmosfera. Allora, vediamo bene. Qua c'è da inserire qualcosa. Questa è bloccata, ma non vi preoccupate che arriveranno i zombie di turno a, mamma mia, ad aprirla. Perché scoppierà un putiferio qui dentro. Coraggio. Allora, diamo una bella occhiata qui. Ok, munizioni che non fanno mai male. Esploriamo adesso che magari è un pochettino più fattibile, perché secondo me dopo c'è sta il mondo qua. Tieni premuto, giustamente. Ah, non ve l'ho detto, ragazzi, vabbè, chiaramente siamo sulla versione PC, quindi l'ho dato per scontato. Insomma, chi ci segue lo sa, chi non ci segue adesso gliel'ho detto. Allora, vediamo qui dentro, forse qua c'è un bagno. Il tipico cesso a Resident Evil. Babba via. Acqua. Controlliamo se c'è qualcosa di utile. Non me fate saltare, boh, dico. Ok, qua ci siamo venuti. Yeah. Aprite questa cazzo di casa! Tanto calmo. Sì, apro, apro. Ti faccio uscire! Dammi la mano! Dammi il fianco! Ah! Puttana. Allora, prendiamo il taccuino. Taccuino della gente. Allora, vabbè, sono disegni, appunto.
Questo poi ci servirà probabilmente per appunto risolvere gli enigmi. Poi lo vedremo prossimamente. Allora, torna all'atrio, non sarà facile. Porca troia. Lo dico, non sarà facile. Sì, lo so, lo so, lo so. Per ora, ragazzi, torniamo all'atrio principale. Sono ovunque. Poi in questo cazzo di gioco non c'è la schivata, quindi... un bordello. Qui sicuramente ci sarà un fusibile da inserire, ma noi per ora non ci importa niente, ci siamo dati. Ah, ma bene. Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Bran. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa come è iniziato. Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. Chiarissimo.